Ben ritrovati, nuova puntata e ultima puntata stagionale di Mondo Amaranto, questa trasmissione che abbiamo pensato per l'Arezzo Calcio Femminile e il settore giovanile dell'Arezzo. Abbiamo atteso per concludere la fine del campionato di Serie B femminile e allora, come si conviene alle ultime puntate, giusto questa sera fare il bilancio con la presidentessa, diciamo così, o non ti piace, Non scommetto. mi Chiara piace. Tavanti, nemmeno a noi, la presidente Chiara Tavanti, buonasera, Buonasera. bentornata, Grazie. così come a Riccardo Buffetti che ha seguito tutta la stagione dell'Arezzo Calcio Femminile, Buonasera. benvenuto, e poi il responsabile eventi invece dell'Unione Sportiva Arezzo Pietro Fazzuoli, Buonasera, buonasera, che ci buonasera a tutti. racconterà innanzitutto dell'Amaranto Camp, anzi che si chiama Summer Camp, la prima Amaranto edizione, Summer Camp. Summer Camp, edizione 2017, la prima edizione. Sentiremo anche che cosa quest'oggi, sapete che c'era questa conferenza stampa del presidente Ferretti, del direttore generale nonché vicepresidente Andrea Riccioli e responsabile dell'area tecnica Gemmi. Vi faremo ascoltare però in questa sede un passaggio di questa conferenza stampa in cui proprio Riccioli parla del settore giovanile e dei campi delle caselle. Ci sono come sempre tre ragazzi, questa sera abbiamo tre rappresentanti dei giovanissimi B dell'Arezzo, allenati da Michele Passalacqua, che si stanno mettendo in luce nel torneo Farali di Castiglione Fiorentino. Allora, cominciamo con l'Arezzo Calcio Femminile. Si è chiusa la stagione con una vittoria in casa dell'Imolese. Ho letto le tue dichiarazioni proprio nel comunicato stampa. Insomma, c'è grande soddisfazione, no? Per come è andata questa stagione. Molto, diciamo, abbiamo avuto un periodo di down nel mezzo, però poi siamo contenti di aver finito in bellezza, è quello che volevamo, con serenità, felicità e quelle vittorie che fanno sempre bene, quindi il morale è abbastanza alto. Sono arrivate quelle vittorie che magari no, si attendeva all'inizio, cioè la squadra poi ha fatto veramente tanto, l'obiettivo insomma è stato ultra raggiunto, no? Quello di Sì. rimanere in categoria. Assolutamente, siamo arrivati a metà classifica, poi io sono sincera, io ho giocato e mi rendo conto che le ragazze quest'anno hanno avuto un carico di lavoro superiore alla media, quindi io posso soltanto essere contenta, ma soprattutto per come siamo arrivati in fondo, fisicamente e mentalmente. Non ci sono stati cali, anzi, ed è questo che noi cercavo da anni, finalmente quest'anno. Ho visto in campo anche con i caldi le ragazze continuare a correre, a cercare la vittoria fino all'ultimo. Ecco, all'inizio, prima di questa esperienza in Serie B, quali erano i tuoi timori? E poi alla fine, insomma, l'Arezzo ne è uscito rafforzato anche a livello societario, a livello di esperienza, perché insomma, l'Arezzo ha dimostrato di saperci stare in questo campionato, peraltro in una stagione che era un po' di transizione in generale, anche a livello proprio di organizzazione, di come saranno i campionati. Sì, allora a livello di gioco la paura era quella di salvarci alla penultima giornata, cioè di stare tutta la stagione non sapendo che livello trovavamo. Poi sinceramente devo dire che chi ha visto le nostre partite ha visto un buon calcio, le ragazze sono soltanto che migliorate. E quindi ecco, sotto questo profilo qui, anzi, oggi pensiamo che qualche punto in più ci stava. Assolutamente tutto. Io credo che questa era una squadra che poteva arrivare tra le prime cinque classificate senza aver regali da nessuno. Per quanto riguarda la società, sì, diciamo che è stato un anno dove si sono imparate tante cose, sappiamo da dove ripartire, soprattutto perché il calcio femminile a livello nazionale sta andando molto bene. Il livello si è alzato tantissimo. Quello che mi fa piacere è che le mie ragazze vogliono rimanere in questo livello, si sono rese conto che loro vogliono fare il calcio vero e tengono tantissimo alla maglia che portano, è questo che è importante. E non si compra questa, insomma. No, assolutamente, fa parte del progetto e diciamo che anche questo è un obiettivo assolutamente raggiunto.
A parte quell'ultimo derby col Perugia, perché insomma, quel gol che abbiamo fatto vedere insomma, che era regolare, poteva aumentare ancora di più la striscia Sì. di vittorie, e poi forse qualche rammarico per qualche partita casalinga, cioè questa vittoria è arrivata, diciamo, magari qualche rimonta subita che Diciamo, poteva in essere casa meglio. noi abbiamo vinto una volta, quindi non è che diciamo che la casa non ci ha portato molto bene quest'anno, però anche vincere tante partite in trasferta vuol dire Non ci si che attendeva anche quello, neanche sì. quello. Quindi, come si dice ad Arezzo, poggio Il le mura, fanno piano. risultato è sempre quello. Riccardo, dall'inizio ad ora che cosa è cambiato? Dall'inizio del campionato, dove è cresciuto Beh, l'Arezzo? sicuramente i ragazzi hanno preso coscienza delle loro caratteristiche, del loro modo di giocare, anche del loro talento, perché a inizio stagione, diciamo, la squadra è partita anche male per via delle preparazioni iniziate in ritardo, anche per via del ripescaggio. Dopodiché, grazie anche a un'allenatrice come Emanuela Tesse, che ha dato la sua professionalità alla squadra, i ragazzi hanno preso consapevolezza dei loro mezzi e hanno inalato una serie di vittorie esterne. Probabilmente in casa c'è stato qualcosa che non ha funzionato, ma si potrà migliorare poi nel corso della prossima stagione. Sono andate poi a concludere ancora meglio, riuscendo a trovare questi 7 punti in 3 gare, che poi lasciano un po' di rammarico quelli persi un po' per strada, come dicevi prima Lorentini, delle partite in cui si poteva probabilmente ottenere di più, ma come detto prima ci sta, perché al primo campionato di Serie B facevano molte ragazze, quindi è tutta esperienza per loro per il prossimo anno. Una stagione che era iniziata con Manuela Tesse, ci diceva Eletta la scorsa settimana che segue anche da lontano, insomma, l'evoluzione, ha seguito l'evoluzione, un grande nome. Quanto, ecco, ha portato a livello della sua, diciamo, bravura, anche tecnica a questo ambiente? Cioè, che cosa ci ha lasciato in eredità? Allora, io credo che Manuela ha sposato al mille per mille il progetto Arezzo. Io quando l'ho chiamata avevo possibilità zero di portarla ad Arezzo. Quello che mi ero informata, che io so che lei cercava un buon progetto dove veramente poter lavorare. Quando è arrivata Arezzo, io prima gli ho fatto vedere un pochino Arezzo perché era giusto, l'ho portata al Saracino, gli ho Ah, ecco. fatto conoscere la città, siamo andati in fortezza, tutto abbiamo guardato. Lei si è innamorata di questa città, devo dire anche questo, si è trovata molto bene, si è innamorata delle ragazze, del progetto, ci è voluto un po', è andata via nel momento in cui le cose stavano andando benissimo. Quindi è fondamentale, la guida di una squadra è il 90% di tutto. Ecco, lì come Poi avete, guarda, si può dire che il campionato è finito, com'è stato, ecco, comunicare questa cosa alle tragico, giocatrici? Qual è devo stata la dire. reazione che non abbiamo visto, insomma? Allora, è stato il momento più difficile per me dell'anno, perché io quando mi rapporto con le ragazze, che per me la cosa più importante è il momento più difficile, soprattutto dargli una notizia che sapevo che le avrebbe sconvolte. Quindi siamo entrate insieme nello spogliatoio e abbiamo comunicato questa cosa e abbiamo passato l'ultimo mese insieme, logicamente anche più leggeri, però insomma abbiamo pianto tanto, ma tanto, perché questa allenatrice alla fine, come diceva le ragazze, è molto dura. Manuela potrebbe assolutamente allenare una squadra maschile che non avrebbe nessun tipo di problema. È molto determinata in quello che fa. A me piaceva molto nella panchina dell'Arezzo, rappresentava anche molto bene questa città. Io aspetto il suo ritorno, Ah, sono ecco, questo è il sincera. sogno, insomma. Sì, ci siamo lasciate che lei era giusto che portasse questa esperienza in più perché per lei era fondamentale e io non mi sarei mai permessa di non fargliela fare, però ecco, siamo rimaste che, con la promessa che lei sarebbe tornata a Arezzo perché ha lasciato qualcosa in sospeso. Lei vuole tornare a Arezzo, quindi Ah, ecco. ecco. Cioè, come si trova là? Lo sappiamo, abbiamo notizie. Insomma, vorrebbe tornare. No, no, No. no, cioè, Al di là dell'esperienza sono due calcistica, cose completamente certo. diverse. Io mi rendo conto che stare nei Caraibi, per quanto può essere bello, sei comunque lontano da casa, cioè sono un'altra cultura, un'altra mentalità, è un altro modo di vedere il calcio,
Questa è una donna che a 27 anni la mattina si svegliava e studiava calcio. Io non ho mai, mai trovato nemmeno un uomo preparato calcisticamente quanto è preparata lei. È una persona che a noi ci ha servito tanto perché ha seguito tutti, dai settori giovanili alla prima squadra, ed ha saputo chiarirci le idee su tante cose, semplicemente spiegandoci il suo punto di vista, e devo dire che io ho cambiato idea e ho chiarezza su tante tante cose grazie a lei. E sono figure fondamentali in una società. Ma questa sua esperienza potrebbe concludersi da qua entro l'estate o no? Si spera. Ma questa è una speranza che sì, io... Sì, non per lei, per no, voi. Io le auguro di finire 2 anni lì, sì. Va bene. Però se poi torna da me, come è andata via, io... L'abbraccio. Io penso che Arezzo ha bisogno di una donna come lei, assolutamente. Ecco, rivisitando la stagione, ovviamente voi avete dovuto far fronte a questa partenza con l'arrivo di Nazarena Grilli, ecco, che poi nelle ultime giornate, per motivi di lavoro, no, ha lasciato diciamo, la squadra. Ecco, com'è stato questo passaggio e siete soddisfatti comunque del lavoro che ha fatto? Silenzio. No, vabbè, diciamo che non è andata come mi aspettavo. Sì. Poi... Io sono abituata che carta canta e quindi se si guardano i risultati sulla carta non posso essere soddisfatta, ok? Però sono contenta perché ho imparato ancora di più, le ragazze comunque hanno avuto l'opportunità di allenarsi con due grandissime persone, eh? Quindi sul lavoro della prima squadra assolutamente hanno fatto un ottimo lavoro entrambe. Diciamo che Manuela ha sposato un progetto. E anche per motivi di lavoro era ovvio che Nazarena Grilli non lo poteva fare perché arrivava da Milano alle 5 e la sera alle 9 riprendeva il treno per tornare a Milano. Quindi lei, il suo approccio è stato soltanto con la prima squadra. Quello che purtroppo c'è è che Arezzo è una società che ha un progetto a 360 gradi. Si vede perché la Serie B l'abbiamo fatta con ragazze di 16 anni che, credetemi, fino a 2 anni fa i genitori credevano che erano piccole anche per fare una primavera, eh? Oggi siamo tutti d'accordo che a 16 anni si può giocare un Serie B. Loro per prime se ne sono rese conto. Comunque io sono contenta di, anche come presidente, di essermi confrontata con due persone così. Era importante anche per me per capire a che livello ero. Certo, sono esperienze che poi servono comunque, sì. Servono comunque. Tu che le hai viste da fuori, invece, queste due fasi, come... Beh, sicuramente l'approccio con Manuela era quasi di... probabilmente i ragazzi erano più attaccati, proprio perché ha iniziato la preparazione. La preparazione è quella fase dell'anno in cui poi i giocatori, diciamo, le giocatrici si affezionano anche all'allenatore, quindi probabilmente sono applicate anche molto di più. Con l'arrivo poi di Nazarena Grilli c'è stato magari anche il fatto che c'era prima il presidente, cioè che lei... per un fatto di orario non riusciva a essere qua a 360 gradi, mentre Manuela Tesse ci riusciva, e considerando il fatto che molti giocatori, molte giocatrici della prima squadra poi fanno anche a primavera, quindi diciamo che il rapporto è stato sicuramente diverso. Secondo me molto meglio nella gestione Tesse, anche per quanto riguarda il gioco visivo, quello visto poi in campo, sotto cui poi si è costruita la salvezza. Ecco, ora che come imposterete il lavoro, no? Con che tipo di campionato vi attendete il prossimo, e ecco, che mosse farete per crescere ancora? Allora, io non sono una persona che, un presidente che non gli piace iniziare né troppo presto né troppo tardi a stagione, perché se faccio troppo presto perdo qualcuno per strada sicuramente e arrivo in fondo molto affaticata. Io penso che fra una decina di giorni però noi partiremo a 1000, perché il prossimo anno c'è la riforma dei campionati. Quindi se vogliamo rimanere in Serie B, in poche parole, dobbiamo classificarci entro le prime 3 classificate. Quindi insomma ci vuole... Allora, intanto non dobbiamo retrocedere. Sì. E male che vada entreremo a far parte del nuovo campionato che sarà l'interregionale, che comunque sarà un campionato come la Serie B di adesso, di tutto rispetto. Però ecco, vediamo... Io vorrei fare una squadra per rimanere in Serie B, quindi una squadra per vincere un campionato. Il vertice. Sì. E cosa ci vuole?
I gol, che cosa ci vuole? Ci vuole una città unita. Una città unita. Sì. E c'è? Secondo me ce la possiamo fare. Quindi, insomma, il percorso di crescita, insomma, fino a qualche anno fa magari la gente neanche sapeva che c'era una squadra, quindi già adesso, insomma... Io sono contentissima. Abbiamo sentito anche il tifo che è aumentato tanto rispetto a già l'anno scorso. Allora, contentissima perché... Ad Arezzo soprattutto il caso Tesse è stato seguito da tutti. Io ovunque andavo in farmacia, persone che non conoscevo mi fermavano per strada per chiedermi dell'allenatrice. I risultati delle domeniche li sanno praticamente quasi tutti. Devo ringraziare il mio ufficio stampa di questo. Salutiamo Elettra. E poi Riccardo è consapevole di quanto afflusso c'è stato alle partite, ogni domenica, certo, sempre di più, e noi non abbiamo fatto nessun tipo di propaganda, quindi no, io sono contentissima, e molti allenatori uomini che vengono a curiosare e si vogliono approcciare, ce ne sono tantissime. Perché gli piace vedere la tattica, lo sai, no? Perché dicono che questi campionati si vede... Mi fanno tutti il sorriso continuo, gli piace. Quindi, insomma, sì, questo poi, seguito è stato percepibile. Un apice che è arrivato nel derby contro il Perugia, secondo me, in cui si è visto il vero tifo della squadra di casa, poi per via del risultato non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, per via di un episodio, mettiamola così, però sì, nel corso dell'anno, io ho vissuto poi 2 stagioni, l'anno scorso la Serie C, quest'anno la Serie B, ho visto proprio il salto di qualità che doveva avere la città per portarlo alla squadra. Adesso servirà ancora probabilmente maggior spinta per il prossimo anno, che sarà un anno difficile, anche perché, come dicevi te prima, sarà l'anno in cui la Arezzo deve mantenere la categoria e deve farlo in un nuovo campionato. Bene, quindi vedremo, seguiremo quelle che saranno le varie tappe. Dopo la pausa, magari quando parleremo anche delle strutture, magari diciamo 2 parole, anche se vi attendete anche voi qualcosa di più a livello di strutture, ci fermiamo un attimo. Seconda parte di Mondo Amaranto, allora con Pietro Fazzoli parliamo anche questa settimana dell'Amaranto Summer Camp, la prima edizione dedicata ai bambini dai 6 ai 14 anni che potranno in queste giornate, in queste 2 settimane, calcare il campo dello Stadio Comunale Città di Arezzo. No? Certo, con tantissima soddisfazione stiamo organizzando, stiamo mettendo a puntino tutti i dettagli di questa prima edizione Amaranto Summer Camp, che è aperto anche alle bambine dai 6 ai 14 anni, insieme a Andrea Tuzzi, insieme alla direttrice marketing Elisa Dallanoce, e sotto le precise direttive anche del direttore sportivo Roberto Gemmi. Stiamo organizzando al meglio questi camp, che l'ultima settimana di giugno, la prima di luglio, iniziano la mattina dalle 8:30 fino alla sera alle 18, c'è la colazione, il pranzo lì all'interno dello stadio, ci sarà la merenda, ci sono tante iniziative durante i pomeriggi, dalla piscina. In questi giorni è arrivato l'ok di alcune bandiere del calcio aretino, tra cui Menchino Neri, Pino Pellicanò e Stefano Butti, i cui parteciperanno in alcuni pomeriggi insieme ai ragazzi per questo evento, come lo chiamavano i giornalisti per un giorno, dunque saranno i ragazzi a fare le domande a queste vecchie glorie. Dunque questo è qualcosa in più di interessante. Noi credo che verrà una cosa veramente bella, solo il calcare quello stadio, solo il stare dentro tutto il giorno è un desiderio che molti bambini hanno, e si spera che in queste 2 settimane molti partecipino e alla fine ci siano anche contenti. Ecco, tra l'altro il lavoro che è stato fatto, no, a parte per la prima squadra, ma è proprio questo di dialogare con la città, ora in questo caso è un modo per mettere i bambini anche, ecco, di vestire l'Amaranto, di appunto venire a giocare allo stadio comunale, di avere la possibilità di conoscere queste vecchie glorie, ma insomma tutto l'anno è stato un fiorire di iniziative, certo. Perché ecco, era uno dei problemi, diciamo, Tavici del passato, questo fatto di arroccarsi un po' di non dialogare con le parti, le componenti della città. Abbiamo cercato di fare tante iniziative nel coinvolgere sia i ragazzi del nostro settore giovanile, che hanno il piacere di fare i raccattapalle la domenica,
hanno avuto il piacere di fare delle bellissime feste per Natale al Palaestra, ma di coinvolgere un po' tutti i ragazzi dei vari settori giovanili della provincia, dall'iniziativa Tutti Insieme per l'Arezzo all'altra iniziativa Scendi in Campo con l'Arezzo, che fa sì che tutti i bambini, anche se non effettuano sport, che non giocano in qualsiasi squadra, però possono, tramite una semplice mail ai loro genitori, far partecipare questi ragazzi la domenica a scendere in campo con i loro beniamini, a portarli in campo per mano, andare in tribuna. E io ho visto la partecipazione, è stata sempre altissima. Tempo due giorni eravamo sempre pieni. Dunque questo è bello, è bellissimo. Oltre poi i vari tornei, il torneo della Befana che abbiamo fatto nel giorno più freddo dell'anno, purtroppo quel 6 gennaio ce lo ricorderemo tutti, ma hanno partecipato tante squadre, tanti bambini, tanti genitori all'interno dello stadio. Dunque queste sono soddisfazioni, riuscire a portare sia i nostri ragazzi che anche altri, oltre al calcio femminile che è venuto diverse volte, le bambine nello stadio, e vederle per noi è sempre un grosso, grosso piacere. E ora stiamo portando avanti anche l'iniziativa del compleanno Amaranto, tutti i ragazzi che desiderano fare festeggiare il loro compleanno all'interno dello stadio, all'interno del ristorante dello stadio, lo possono fare scrivendo una semplice mail a eventi@arezzo.it, dove potranno avere tutto il locale personalizzato ad hoc. Dunque le iniziative ne stiamo portando avanti tante. Sì, quella poi di portare le squadre era a proposito di, tra virgolette, di vecchie glorie. Nelle nostre trasmissioni da tanti anni che c'era Pietro Fontana che aveva fatto questa proposta, ma parlo già di 10 anni fa, e lui sì, faceva sempre questi appelli proprio perché diceva non solo è bello per i ragazzi, questi bambini che vengono, ma poi anche un modo per riempire lo stadio, perché poi chiaramente il bambino ovviamente è seguito dai genitori. Certo, è un modo insomma per... L'obiettivo è portare i bambini e le famiglie, certo, insomma, allo stadio. Perché se no si torna sempre allo stesso punto, quindi questo credo che sia un'ottima iniziativa. Di settore giovanile ha parlato anche il vicepresidente Andrea Riccioli, oggi c'era questa conferenza stampa dopo insomma, l'eliminazione dai playoff dell'Arezzo. C'era la conferenza stampa del presidente Ferretti, del direttore Gemmi e appunto di Riccioli. Noi vi facciamo sentire questo estratto in cui Riccioli parla dell'ampliamento delle squadre nel settore giovanile, delle caselle, dove purtroppo ancora una volta domenica scorsa ignoti, come si dice in questi casi, hanno fatto un nuovo raid vandalico. Sentiamo. Non so se tutti, qualche imbecille domenica scorsa è rientrata al Chimera, ha continuato a fare ancora più danni di quelli che erano stati già fatti precedentemente, su cui è intervenuta sia la Polizia Municipale che i Vigili del Fuoco e tutto, ma giusto per fare chiarezza, il centro sportivo del Chimera, che tramite un lavoro diciamo molto particolare è stato fatto con il Comune, non è che ci viene dato, pronto, utilizzato, che l'Arezzo ci butta quasi 500.000 euro nei prossimi 4 mesi e da lunedì iniziano i lavori, quindi non è che siamo a guardare la situazione, che certo sono investimenti importanti che però non c'entrano niente con il discorso tecnico, o quantomeno quella è una gestione, la parte organizzativa è totalmente un'altra cosa. E quello che secondo me è fondamentale, cosa che non ho detto all'inizio né nell'introduzione, lo stadio che ha ricordato Roberto, le strutture, il centro sportivo, sicuramente, e lo posso dire quasi con certezza, quest'anno aumenteremo ancora di più il nostro settore giovanile, perché non ci scordiamo che il futuro di una società calcistica è il settore giovanile, non è solo la prima squadra. Una cosa che secondo me è stata fatta e che forse è passata anche un po' in sordina, ma è fondamentale, i campi estivi per dare ai ragazzini quel senso d'appartenenza, li facciamo allo stadio proprio per fargli capire che c'è anche una squadra d'Arezzo, perché parecchi Arezzo nascono sono per la Juve, per il Milan, per l'Inter, e alla fine bisogna lavorare su questo settore qui. Non si può pensare di andare a fare grandi cose senza poi stimolare la gente del posto. Detto questo, io credo che il Chimera sarà una grande evoluzione
nella società, perché ci permette di fare tante cose che fino ad oggi non potevamo fare. Ma non è perché fino ad oggi non c'era Chimera e si è sempre trovato dove allenarsi, e credo al meglio possibile per rendere a tutti una vita piaciuta, perché poi su questa cosa degli alibi o delle cose a me mi fa anche abbastanza incazzare, mi piace di più, perché sinceramente si sono tirati fuori anche da sottoterra per far passare un po' sempre delle situazioni non confortevoli ad alibi, perché sono due cose totalmente differenti. Allora, i lavori inizieranno lunedì, ha detto Riccioli, e quindi insomma inizia un nuovo corso per l'Arezzo, perché questo delle strutture non è un alibi, come hanno detto giustamente, riferito soprattutto alla prima squadra, ma questo delle strutture invece per il settore giovanile sarà fondamentale, avere insomma un quartier generale come le caselle. Certamente. Insomma, cambia molto. E invece l'Arezzo femminile, come strutture, avete in mente qualcosa di nuovo, nel senso ne chiederete altre, ne cercherete ma altre? Ma no, noi non abbiamo mai chiesto mai niente. Chiesto. Ricordatevi che l'Arezzo femminile non ha mai chiesto niente, non ha mai avuto niente e non ha mai chiesto niente. Ora vedremo. Però c'è un desiderio, ecco, di cambiare. Il mio desiderio è quello di essere con l'US Arezzo. Punto. Insieme all'Arezzo? Sì, come stanno facendo tutte le società in Italia. E c'è un dialogo in corso su questo? Noi abbiamo un'ottima amicizia, un'ottima collaborazione ormai da tempo, mi auguro che... Secondo me sarà molto più positivo per l'Arezzo maschile che per quello femminile. Ricordatevi quello che vi dico oggi, perché non è un... Cioè, io dico sempre, io ho detto a Andrea l'altro giorno, ci vuole una squadra felice per vincere. È importante essere felici. Bisogna creare serenità intorno all'ambiente sportivo. Io credo che... Se i giocatori della prima squadra fossero più a contatto con le giocatrici della mia prima squadra, sarebbe molto importante, sia per le mie che per loro. Certo, gliene potevi mandare qualcuna prima della partita? No, ma serve per... Guarda, hanno buoni rapporti con alcuni giocatori di conoscenza, sì. Però un conto è trovarsi fuori. Certo, un conto organizzi, che siete lì sempre. Un conto è che ti vedi allenati. Sono stimoli importanti per un atleta, sono stimoli importanti. Anche perché nel maschile ci sono tanti problemi, come nel femminile, di questi ragazzi di oggi sono poco invogliati, hanno bisogno continuamente di essere stimolati. Ci vuole più stimoli naturali, di avere tante persone intorno che condividono la tua stessa passione. Cosa c'è? Basta essere sereni e con la serenità si raggiunge tutto. Ce l'auguriamo, insomma. La federazione sta spingendo verso questo tipo di... Ma guarda che il Sassuolo ottimo, Lempoli, vogliamo parlare di Lempoli, si parla di società toscane, Lempoli e il Sassuolo stanno andando benissimo. La Fiorentina già ha un modo, ha una politica diversa, però ha vinto lo scudetto, vuol vincere la Champions, nel prossimo anno vedremo. Della Valle ha investito tanto. Mentre Sassuolo e Empoli fanno anche molto più lavoro insieme, maschi e femmine, quindi vogliono spaccare il tabù che è rimasto soltanto in Italia poi, e io credo che ci manchi poco anche a questi ragazzi di oggi, non è che hanno mentalità, hanno genitori più giovani che guardano già avanti e... Insomma, le mamme sono mamme che lavorano come i babbi e tutto quanto. Quello che fa una donna lo può fare un uomo. Quello che fa un uomo lo può fare una donna. Allora, conosciamoli. Vieni pure in piedi, ti chiami? Tommaso Tietz. Allora, loro sono i giovanissimi B, allenati da Michele Passalacqua, che salutiamo, che è stato uno dei più presenti in questa trasmissione, che ci ha aggiornato ovviamente sul vostro campionato, che forse era il più difficile tra tutti, perché vi confrontavate con realtà, sì, appunto, Fiorentina, Empoli, ecco, quindi tra l'inizio della stagione, però so che siete migliorati molto, sì, sì. In cosa, secondo te? Secondo me siamo diventati un gruppo più affiatato, siamo migliorati tecnicamente, psicologicamente, ed è stata una bellissima esperienza.
Anche perché quando poi uscite dal, siete usciti dal campionato e avete fatto tornei, come è accaduto anche adesso, vedete che insomma... Sì. Ora noi stiamo facendo il torneo Faragli a Castiglioni e il girone ci è andato molto bene, abbiamo vinto contro Foiano e Sinalunghese, pareggiato contro Castiglionese. Quindi insomma anche per voi è finalmente anche una soddisfazione a livello di risultati. Poi so che col Pontedera avevate fatto con bene il in campionato. Con abbiamo vinto 2-0. Nel primo tempo siamo partiti subito forte e abbiamo trovato un bel gol di Arnetoli al volo da fuori aria. Poi il secondo gol è stato una percussione di Occhiolini in fascia che ha messo un cross raso terra per Fabianelli che ha battuto a rete. Per la telecronaca, fantastico, lo vogliamo noi questo, no, lo vogliamo commentare le partite. E poi adesso ci saranno altri appuntamenti. Sì, ora noi faremo la finale al torneo Faragli. In bocca al lupo. Allora, tu in che cosa giochi? In porta gioco. Ah, c'è il portiere? Sì. Ecco perché sei anche bello. Quanti alti? 1,76. Hai sempre voluto fare questo? Sì, quando ho iniziato a pallone mi è piaciuto. E poi quest'anno mi sono divertito e sono un anno più piccolo rispetto ai miei compagni. È stata una bellissima esperienza. Comunque i portieri hanno sempre questa caratteristica, no? Sanno parlare, fateci caso, no? Sono sempre personalità molto interessanti, no? Rispetto a un ruolo particolare, sì, evidentemente, sì, che richiama questo. Andiamo a sentire invece, ti chiami? Filippo Maggi. Allora, tu invece sei? Che ruolo? Faccio terzino sinistro. Terzino sinistro. La tua stagione come la giudichi? Personale. Sono migliorato molto, sì, sia dal punto di vista tecnico e sia sulla mentalità e anche sull'aggressività. Ecco, è una squadra questa che poteva fare qualcosa di più o poi comunque ha fatto vedere i suoi valori? Sì, in campionato si poteva arrivare a posizioni più alte, però alcune volte la sfiga, tipo gol al 90esimo. Che mi ha un po' frenato la corsa. Sì. Tu dove giocavi prima? All'Olmo Ponte. Ecco, questo cambiamento, giocare della squadra della tua città, che cosa... Che sensazione mi è piaciuto molto e spero di essere riconfermato anche il prossimo anno. Quindi insomma te l'auguriamo. Bene, poi abbiamo... Buonasera, Pietro Pacini. Sì, tu sei... Che io sono un difensore centrale. Tu sei quello che insomma deve chiudere il varco al portiere. Sì. Ecco, di gol ne avete subiti, però d'altronde giocavate con queste... Sì, quando giocate con la Fiorentina, queste squadre, che cosa hanno in più rispetto a una formazione che per la prima volta insomma giocava insieme? Sì, in più loro fanno da tanti anni questo campionato e quindi sono più preparate dal punto di vista psicologico e soprattutto fisico. Infatti magari anche prendevamo gol spesso agli ultimi minuti, che quando loro più allenati ovviamente superavano le nostre capacità. Comunque in campionato gli abbiamo sempre dato il massimo nonostante tutto e credo che siamo migliorati parecchio tutti insieme. E ora sperate di vincere questo torneo, insomma? Sì. Si sa con chi giocate? No. La finale ancora no. Non si sa, ecco, ma che squadre ci sono più o meno? Foiano, Castiglioni e Sinalunghese. Quindi sono derby delle nostre parti. Anche tu ti auguri di rimanere? Sì. Ecco, e dove giocavi tu? Nel Foiano. Quindi sei della Valdichiana? Sì. Quindi un po' di chilometri, però li fai volentieri. Sì, le faccio volentieri. Bene, grazie ai giovani Serie B che sono stati l'ultima squadra che abbiamo avuto. A questo punto non ci resta che ringraziare. E per partecipare a questi Amaranto Summer Camp? Per partecipare bisogna andare nel sito, scaricare il modulo di iscrizione e poi o farlo tutto online e tramite IBAN pagare la quota, oppure venire a recarsi allo stadio, all'orario di ufficio, in segreteria e portare il modulo e saldare lì. No, è semplicissimo, insomma. Oggi il presidente Ferretti vi ha ringraziato, tutti quelli che lavorano dietro le quinte, l'Elisa, sicuramente si riferiva anche a te, agli altri che insomma sono appunto che magari non si vedono. Allora, io a proposito di ringraziamenti ringrazio Giulio Cirinei che ci ha dato ovviamente grande assistenza
sia per le partite che abbiamo seguito, per gli ospiti che abbiamo avuto, e invece Elettra Fiorini dell'ufficio stampa, che è stata poi nostra sempre qui, è stata tutta la stagione, con piacere che ci ha raccontato, oltre a portarci giocatrici e staff, ci ha raccontato insomma tutte le varie partite dell'Arezzo Calcio Femminile. Grazie a Riccardo Buffetti, che invece è stata la voce delle telecronache femminili. Grazie alla Presidente Chiara Tavanti, grazie a Pietro Fazzuoli, grazie a voi e buona serata.